Buongiorno ragazzi dalla bellissima Valencia. Oggi è una giornata libera. Mi faccio delle cose molto importanti. Giusy è andato in centro a camminare perché io ho 2 ore di lavoro. Un'ora ho dovuto scrivere un articolo per Vespa Club Italia e adesso un'ora devo aggiustare una cosa. Ieri, per mettere la Vespa qui dentro, ho spaccato questo. Guardate, ci manca. Per metterla dentro ho spaccato questo. In più devo cambiare la ruota che avevo bucato 2 giorni fa, non l'avevo cambiata. Quindi ho detto a Giuse, vai in centro a farti una camminata, ritorna fra 2 ore che poi andiamo in spiaggia e andiamo a fare un bel giro in Vespa. E adesso mi cambio questo e poi andiamo a prenderla. Andiamo solo con la sua Vespa in giro, senza prendere la mia. Così è più facile girare. E vi faccio vedere principalmente la città di Valencia, che lo so che queste cose qui, lavorette, un po' vi scocciano, volete vedere voi. E questo sarà. Un problema risolto, un po' con un po' di scotch, però l'ho risolto. Si era completamente rotta la lampadina nell'urto. Guardate. Si vede? E poi la ruota è anche fatta, solo che sono andato dal meccanico con queste mani nere e mi ha detto ci vuole 1 euro. Io sono uscito senza portafoglio, il meccanico è a 200 metri, quindi devo ritornare lì con 1 euro per gonfiarla. Però tutto è risolto. Stiamo andando a prendere la Vespa di Giuseppina, che è rimasta, l'abbiamo parcheggiata. Adesso vi faccio vedere quanto costa un parcheggio qui. Vi dico solo che costa più un parcheggio che dormire una notte. Salvare una rally. Andiamo alla playa. Andiamo prima in questo posto magnifico, la città della Bellas Artes, Belle Arti, dove c'è questa famosissima scultura. Poi andiamo in spiaggia. Prima mangiamo qualcosa però. Io so, e si mangiava senza di me. No, io aspettavo te, scusa. Loro mi hanno invitato e ho detto no, aspetta che arriva. Un'ora fa quando ti avevo chiamato, un'ora mi hanno detto che arrivi. Avevo di mangiare. E tu mi hai detto arrivo quando ti ho chiamato la prima volta. Arrivo. Dai, non registriamo sta bravata. Non la metto, poi se ce ne andiamo o no. Non la vuoi mettere? Facciamo che registriamo tutto, poi se Poi no. vediamo. Allora, stiamo per uscire dal parcheggio. È incredibilmente caro, forse 20 euro per una notte. Quindi cerchiamo di metterla sotto la sbarra e scappare. Ragazzi, abbiamo fatto i furbi, 20 euro di biglietto, secondo me è onesto? Abbiamo fatto il vento. Secondo me è onesto per una Vespa 20 euro di biglietto la notte? Io non ti pago. Questo l'ho fatto. Non diciamo qual era la Vespa. Non diciamo quale Vespa era. Fosse. Questa è l'attrazione principale di Valencia.
Credo sia il Museo delle Belle Arti. Bellissimo. Possiamo anche parcheggiarle e poi andare sotto dove sono le persone. Perché devo arrivare giù. Lo vedi, sono le persone lì? Io la foto mi ricordo mi hanno fatto andare dove c'è il ponte, lì ho parcheggiato lì e mi hanno fatto fare la foto lì. Possiamo portare anche la Vespa di là e poi al massimo scendiamo. Dai. Ragazzi, abbiamo apprezzato moltissimo tutti i commenti di ieri, dicendo che forse è il video più bello di tutto il viaggio. Abbiamo... Sì, c'è stata una reciprocità nello scambio della telecamera, battute e tutto, quindi è stata abbastanza bella. Dobbiamo trovare qualcosa da mangiare, proprio per stare tranquilli. Vai a Valencia e non vuoi assaggiare la paella? Certo, eccola la paella che assaggeremo adesso. Una bella paella al McDonald's ci mangiamo. Non abbiamo assaggiato la paella. No. Scendiamo lì. Bene, tu? Vuoi, hai bisogno di aiuto? Prova a chiamare un ragazzo che ti aiuterà sicuramente. Dammi un minuto, niente, ciao. Ti piace il ketchup, sì? Sì. Mi ha appena richiamato Human Safari. Altro problema, gli si è rotto il filo della frizione. Per fortuna gliel'ho prestato io, gli ho regalato io un filo della frizione. Però non è che non lo sa cambiare. Non sa cambiarlo e l'ho messo in contatto con uno del Vespa Club lì della zona di Santiago de Compostela. Aiutiamo le persone. Molti ci stanno aiutando, noi aiutiamo gli altri. Giusto, dare per avere, dopo un po'. Sì, per questo quando dico le persone fanno tanto per me, è ormai una ruota che gira, io farò sicuramente per altri, lei farà per altri, quindi è una ruota che gira. Ah, ma qui ci vuole il biglietto per entrare. Ah, mi è dato notare, peccato. Perché è questo colore? Bella. Bella. No, bella questa, tutto questo posto. Museo della Scienza e Città delle Arti. Ci facciamo una foto qui, guarda com'è bello questo. Visto che oggi non ne abbiamo fatte abbastanza, è un susseguirsi di guai oggi, di fare i furbi. Bella calda. Ah. Facciamocelo qua al bagno. Lì c'è scritto non farsi il bagno, non lavarsi i piedi, quindi se qualcuno viene non può dirci niente. Non c'è scritto non lavarsi i piedi, non mettersi i piedi. Lì ci sono i bambini. È sempre più profondo. Fa un po' sale. Bella, bella esperienza di stare qui a Valencia in questa struttura meravigliosa. Io sono l'abbronzatura, l'abbronzatura del vestista. Sì. Bianca, sì, rossa, sì. Nera. Sì, dietro bianca, sì. Io invece meglio che non mi mostro perché io viaggio tutti i giorni anche a 45 gradi coperto per non bruciarmi, quindi sono più bianco degli eschimesi. Dovrei prendere un po' di sole, adesso andiamo in spiaggia e vediamo se riusciamo a prendere un po' di sole. Stasera prepareremo spaghetti alla carbonara ai ragazzi che ci ospitano. Se troviamo il guanciale, altrimenti ci mettiamo... La carbonara si fa solo col guanciale, altrimenti che ci metti? Ci mettiamo il bacon, ci mettiamo la pancetta. Ci mettiamo la crema, come fanno gli inglesi. Join in. Ooh, I'm just
Dove siamo arrivati? Al mare, alla spiaggia. Totalmente disorganizzati, non abbiamo un asciugamano. Pardon. Non abbiamo niente, però abbiamo i caschi. Sì. Ci sdraiamo sui caschi adesso. Ciao Nina, ciao Nina. Ci hanno detto che le spiagge di Valencia erano lunghissime, e infatti sono lunghissime. Esattamente. Guardate da farla al mare. Siamo noi che abbiamo le coste. Sì. Ci sono 37 gradi, ma è leggermente ventilata. Quindi forse, non so se sarà, secondo te è calda l'acqua? Ah, proviamo. Un saluto agli amici portoghesi, tutti gli amici portoghesi e anche quelli spagnoli. Ci avete trattato benissimo. Spiaggia di Valencia super affollata. Sta registrando, vai. E che era un tuffo quello? Secondo lui si è tuffato. Dovevo andare troppo lontano per tuffarmi. Ah, ok. Questo è il primo bagno in assoluto di tutta l'estate. Chi lo sa, magari sarà l'ultimo. Perché l'ultimo? No, non lo so, perché di solito quando vado al mio paese non è che vado sempre al mare. Mi faccio le mie cose. Ah, questa è vita. Oh, neanche un asciugamano per sdraiarci. Senza asciugamano, dobbiamo stare in piedi ad asciugarci. Bella, che bella giornata, primo bagno ci voleva proprio, davvero bella. Il piccione sulla sabbia. Vi abbiamo detto ieri che da adesso le tappe saranno molto più leggere, infatti domani ci prendiamo il lusso di partire alle 10. Sia perché sono 180 km, sia perché la persona che ci ospita arriva a casa alle 7 di sera. Quindi abbiamo 9 ore per arrivare tranquillo, tranquillo a Amposta, che è a metà strada tra Barcellona e Valencia. Quindi anche dopodomani sarà tranquillo per arrivare a Barcellona, però dobbiamo fare il test Covid, entrambi, alle 4:30. Poi si ritorna in Italia. Forse, se è negativo. Se siamo negativi. Se no, facciamo la quarantena. Se no, la quarantena a Barcellona. Fredda? Fredda. 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 Ah, vedi? Hanno capito che sei uno youtuber? Ti stavano guardando? Chi? Hanno detto è uno youtuber. Così è detto? Sì. E dai, uno che si fa il video mentre si fa la doccia. Siamo da 3 ore sulla spiaggia. Ma che 3 ore? 2? Siamo da 1 ora sulla spiaggia. 2? 2 ore. Siamo da 2 ore sulla spiaggia. Tra poco ritorniamo a casa. Dobbiamo cucinare stasera e poi probabilmente usciremo. Io e la signorina usciremo in Vespa. Faremo un bel giro su questo lungomare perché vedo che ci sono tanti localini. Proprio come una vera coppietta. È arrivato l'attesissimo momento. Berremo la sangria per la prima volta qui. La paella non è arrivata, però è arrivata la sangria. C'è anche la paella qui, però abbiamo però mangiato. Abbiamo mangiato tanto da McDonald's e sono le, non so, le 6 di pomeriggio. Quindi non è il caso, però una bella mezzo litro di sangria ce la prendiamo. Sì. Il ragazzo ha detto no, prendetemi un litro, stesso prezzo. Ho detto no, a questo punto mi prendo 2 da mezzo litro con calma, perché devo prendermi tutti da un litro in un tiro. Tutti in una volta, a questo punto mi prendo 2 da mezzo litro e me li prendo con calma. La signorina cerca il wifi. Sì, ci sono tutte le reti aperte ma non funziona manco una. Connessa, il wifi e il globo. Allora, guardiamo com'è questa sangria.
si sente il vino? No? Andiamo da me. Senti Gigi buttato. Ecco la Vespa. Ecco la Vespa, c'è ancora la Vespa. Andiamo a cucinare? C'è ancora la Vespa, andiamo vai prima, a cucinare. Andiamo prima a comprare. Tu hai promesso, il video. Tu dai, hai promesso aiutami. Che avresti cucinato. Lo so, però dai, devo montare un po' il video, aiutami. Vabbè. Mi aiuta a tagliare le cose. Vabbè. Giuseppina si è messa già all'opera a fare la carbonara. Stiamo preparando questo, siamo con gli amici che ci stanno ospitando. Salute. Catalina di colombiana, Chieric della Francia. E poi c'è Giuseppina da Roma che sta preparando la carbonara. Andrea ha voluto fare la carbonara, con guanciale che non esiste in Spagna. Sì, non e c'è. E abbiamo sostituito con la pancetta, il pecorino che non si trova. Al supermercato abbiamo chiesto alla signora, ci avete il guanciale? Ha detto no, come se fosse... Come se avessimo chiesto. Sai cosa avessimo chiesto? Ha detto no, hai pancetta. Ma la pancetta non è con carbonara. Ha detto non tenemo la guanciale. Veramente è rimasta così sorpresa come se fossi la prima persona. Ma 200.000 euro. Sì. Che c'è da 200.000 euro? Quindi, abbiamo preso nemmeno il pecorino grattugiato, dobbiamo grattugiarlo noi. Tieni e spera. Perfetto. Perché manco il pecorino c'avevano? E vediamo cosa ne esce. Andrea ha voluto fare la carbonara. Sto montando il video. Se poi Andrea ha voluto fare la carbonara, la cucino io. Ma io sono occupato con il video. Io sono il regista, non è che posso anche essere cuoco. Deve tenere il registro. Salute. 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 Chiediamo com'è. Giussi, vogliamo mangiare? Forse è il caso che posi con la telecamera e ti metti all'opera. Io sto facendo il video, sono occupato. Allora, il video di oggi finisce qui perché noi dobbiamo mangiare. La pasta è quasi pronta. Io ho montato un video lunghissimo, quindi vi aspettiamo domani. Altra tappa verso casa, 185 km. Non arriviamo ancora a Barcellona. Ci vediamo domani, vi saluto con questo bicchiere di vino. Mettete mi piace se vi è piaciuto la pasta di Giuseppina, come la stava facendo. Commentate e condividete il video. Giuseppe, vuoi salutare i nostri follower? No, vorrei un po' di bacon se qualcuno me lo porta. Abbiamo bisogno del guanciale. Del bacon, del guanciale, vero? Saluta. Salute. Muchas gracias. No. Merci beaucoup.